9 libri che tutti gli aspiranti milionari devono leggere. In tanti avete chiesto quanti libri consiglio, e mi trovo in difficoltà perché dipende dalle circostanze di ognuno, ma oggi vi consiglierò alcuni libri che credo ogni milionario dovrebbe leggere. Benvenuto in direzionecrescita.com, il primo canale di crescita personale in Italia, dove ogni giorno vieni guidato verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Se ancora non lo sai già, iscriviti ed attiva le notifiche così da rimanere aggiornato su ogni nuovo video che pubblichiamo. Iniziamo con il libro numero 1, Padre ricco, padre povero, di Robert Kiyosaki. Sicuramente hai già sentito parlare di questo libro in un altro dei nostri video, o l'hai già letto. È un libro molto popolare sulla finanza personale. Nel libro Robert parla della differenza tra attività e passività. La prima è una fonte di denaro, mentre la seconda toglie denaro dalle tue tasche. In parole semplici, un'attività ti arricchisce e una passività ti impoverisce. Le persone povere hanno molte spese, cioè passività. A volte invece la classe media compra passività pensando siano attività, e infine i ricchi sono quelli che possiedono le attività. Robert poi parla di come si può creare o acquisire un'attività che produce un flusso monetario, con il quale puoi mantenere un lifestyle elevato. Un grandissimo libro. Libro numero 2. I principi del successo di Ray Dalio. Ray è un miliardario che si è fatto da solo. E in questo libro non parla solo di soldi, ma anche di principi. Offre uno schema al lettore per poter prendere decisioni in modo migliore e più consapevole. Insegna il pensiero critico, in modo che tu sia al corrente di ciò che ti sta intorno. Soprattutto oggi che tutti pensano a trucchi o soluzioni veloci, la maggior parte dimentica di seguire dei principi. Ma i principi cambiano raramente. Mentre le tecniche possono cambiare, i principi restano fondamentali, è ciò che guida le nostre decisioni, quindi vi consiglio questo testo fondamentale. Libro numero 3, La ricetta infallibile per il successo. Avrai già sentito sicuramente del libro Pensa e arricchisci te stesso, di Napoleon Hill, e quello è favoloso, dovrebbero leggerlo tutti. Ma uno che non è altrettanto popolare, ma alquanto importante, è La ricetta infallibile per il successo. Forse non lo sai, ma quando Hill era anziano, Clemenson dirigeva una compagnia di assicurazioni che generava milioni e milioni di profitti. Stone assunse addirittura Hill come coach per le vendite nella sua compagnia. E un altro concetto chiave che ho imparato leggendo questo libro è l'importanza del tuo ambiente. In che modo costruisci l'ambiente che ti dovrà supportare? Deve lavorare con te e non contro di te, giusto? E non parlo solo dell'ambiente lavorativo, ma anche di chi ti circondi, le persone attorno a te. Temi che vale la pena approfondire. Libro numero 4. Autostrada per la ricchezza, di MJ DeMarco. Esiste un'autostrada che conduce alla ricchezza, una scorciatoia fatta di costrutti matematici che può permetterti di vivere da ricco adesso, invece che morire da ricco in futuro. Eppure, un esercito di guru della finanza ti ha fatto il lavaggio del cervello, pubblicizzando un principio uccidi sogni conosciuto come arricchisciti lentamente. Il loro piano soffocante promette di farti ottenere una vecchiaia ricca, portandoti a scommettere sul tuo futuro finanziario basandoti sul mercato azionario, sul mercato del lavoro e sul mercato immobiliare. Devi rifiutarti di avere come piano finanziario lo spera e prega, cambia corsia, guida sulla fast lane e riporta in vita i tuoi sogni. Un libro capace di farti rivedere le più comuni credenze sul come arricchirsi, una lettura molto consigliata. Libro numero 5. Poor Charlie's Almanac, di Charlie Munger. Forse conosci Buffett, scrittore dell'intro del libro, ma probabilmente non Munger. In realtà Munger è il business partner di Buffett, che è anche lui un miliardario self-made. Qui imparerai un sacco di cose, tra cui fare buone decisioni o avere buone idee. Imparerai a capire l'economia, come investire, e c'è perfino una sezione dedicata a come costruire una compagnia che genera biliardi. Esatto, una compagnia da biliardi di dollari. Un libro affascinante e potente, e Charlie è un uomo così intelligente da cui imparare. Quindi vai a prendere una copia anche di questo libro. Libro numero 6. L'uomo più ricco di Babilonia, di George S. Clason. Questo è un libro così piccolo che potresti finirlo in una sera, ma quando l'ho letto per la prima volta ho imparato importantissime nozioni sui soldi e gli investimenti che uso ancora oggi. Non ci sono chiacchiere, non ci sono trucchi. Solo principi provati che non sono cambiati in 100 anni, non cambiano oggi e non lo faranno in futuro, un vero classico. Per esempio, pensa a paga prima te stesso, cioè non spendere più di quanto guadagni e investi il resto. Ci sono tanti concetti fondamentali che ogni aspirante milionario dovrebbe imparare da qui e mettere in pratica.
Libro numero 7. Il piccolo libro dell'investimento di John C. Bogle. Oggi il senso comune non è più così comune, vero? E il senso comune non è uguale alla prassi comune. Al giorno d'oggi, vedi tutti sui social media che rincorrono trucchetti o gli ultimi trend, come le criptovalute o il forex trading. Ma tutti dimenticano di principi fondamentali, quelli che accomunano tutti i milionari. Le azioni e le proprietà. Per quanto riguarda le azioni, mettere da parte piccole somme e investirle a lungo termine. E non è solo il piano di investimento che consiglio, ma sono fondi indicizzati a basso costo. In questo libro si insegna come assicurare il proprio futuro finanziario investendo piccoli fondi, i benefici che gli interessi compositi rendono in lunghi periodi di tempo e come poter diventare milionario. Libro numero 8. Come diventare miliardario. Dovresti conoscere il nome Getty. Paul Getty è stato uno degli uomini più ricchi dei nostri tempi e se vuoi diventare milionario e avere successo, è da lui che dovresti imparare. E questo libro è particolarmente interessante perché non parla di come diventare ricco, ma di come essere ricco. Non voglio rovinarvi alcuna sorpresa, ma leggete questo libro e guardate come un milionario guarda i soldi e alla vita. Questo libro è curioso perché ci offre il punto di vista di una persona ricca sulle cose, dall'economia ai soldi, persino sulla famiglia. Libro numero 9. Il fattore cappuccino, di David Bach e John David Mann, su come non devi per forza essere ricco per diventarlo. Qui si parla di alcune chiavi per raggiungere l'indipendenza economica e di come non ti servono escamotage complicati e che in realtà siamo più ricchi di quanto pensiamo. Il libro è ricco di consigli da poter applicare alle nostre finanze di ogni giorno, anche subito. E se vuoi scoprire quale sia il fattore cappuccino, immergiti nella lettura. Questi non sono gli unici libri che vi consiglio, ve ne consiglierei anche altri. Se vi è piaciuto questo video, fatemelo sapere, commentate qui sotto, mettete mi piace, iscrivetevi, così so che volete altri contenuti come questo. Se volete altri video di questo tipo, fatemelo sapere e potrei considerare la creazione di una nuova serie per il mio canale. Potrei parlarvi di libri che ho letto e vi spiegherò quelli che parlano di business, di imprenditoria, di vendite, di produttività e di investimenti. Lasciatemi dei commenti e nel frattempo ci vediamo nel prossimo video.